Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi parlo di voli per la Thailandia. Vi racconto un pochino la mia esperienza con alcune compagnie aeree che ho utilizzato per viaggi per l'Asia e per la Thailandia e vi racconto quello che è semplicemente il mio punto di vista che vi può aiutare appunto a scegliere il miglior volo per quando appunto vogliate andare a fare una vacanza o un viaggio in Thailandia. Per quanto riguarda le compagnie di cui parlerò, queste sono tre, sono Thai Airways, Emirates Airline e Qatar Airways. Thai è la compagnia di bandiera thailandese, Emirates è una compagnia di Dubai e Qatar Airways è una compagnia qatariota di Doha. Queste tre compagnie sono compagnie di alta qualità, sono tutte e tre nei primi 10 posti dell'ultima Sky Alliance Awards, di cui vi faccio vedere l'estratto ovviamente. Specificatamente Qatar Airways è al primo posto, Emirates è al quinto posto e Thai Airways al decimo posto. Cosa vi posso raccontare di queste tre compagnie? Innanzitutto, tutte e tre utilizzano aerei di ultimissima tecnologia, quindi stiamo parlando generalmente di Airbus A350-900 oppure di A380, quindi aerei di ultimissima tecnologia fatti con materiali di grandissima qualità che minimizzano tutti quelli che sono eventuali aspetti che rendono il nostro volo poco confortevole, le orecchie che si tappano, rumori, turbolenze e quant'altro. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente uguali. Per quanto riguarda invece il servizio a bordo, quindi intendo fondamentalmente cucina, beverage e quant'altro, devo dire che Emirates e Qatar Airways hanno un livello veramente da 5 stelle e si sono meglio rispetto a Thai Airways. Insomma, Qatar e Emirates offrono una scelta anche proprio di cosa si può mangiare, di cosa si può bere, la possibilità di avere addirittura lo champagne in economy che Thai non offre. In più Thai ha questo problemino che su alcune tipologie di cibi che vengono proposti c'è questo tema della piccantezza che per alcuni insomma può essere difficile un pochino da accettare, quindi bisogna un pochino capire cosa si può ordinare e cosa no, però questo è sempre in base alla mia esperienza personale, sia chiaro. Per quanto riguarda invece l'intrattenimento a bordo, devo dire che tutte e tre compagnie offrono un servizio di entertainment ottimo, quindi la possibilità di giocare, musica, guardare i film. Anche qui devo dire che sia Qatar che Emirates hanno qualcosina in più, nel senso che a livello di scelta il software che utilizzano fondamentalmente dà la possibilità di avere titoli più recenti, più musica rispetto a Thai, che comunque è, direi che è più che sufficiente, però se dobbiamo andare a vedere le differenze, dobbiamo dire che anche qui Thai è un pochino più indietro. Per quanto riguarda invece il crew, cioè lo staff, anche qui ovviamente siamo per tutte e tre compagnie siamo a livello eccelso. Devo dire che sia Qatar che Emirates forse hanno un crew veramente professionale al 100% perché parlano anche un inglese molto molto buono e anche qui Thai forse sull'aspetto dell'inglese sono un pochino indietro rispetto magari come pronuncia e quant'altro che compensa però con questo grande sorriso che il crew thailandese è sempre disposto a darti come insomma la tradizione appunto del popolo Thai. Per quanto riguarda invece la comodità complessiva del volo, quindi intendo anche fondamentalmente i tempi con i quali si raggiunge la destinazione, è chiaro che Thai Airways è migliore, nel senso che offrendo un volo diretto da Milano Bangkok arrivi con 10 ore e 50 minuti, mentre sia con Emirates che con Qatar Airways, considerando che gli scali e magari si compra lo scalo, il volo con lo scalo a 2-3 ore, comunque ci impieghi sempre 15, 16, 17 ore per arrivare alla destinazione. E quindi capite che su un volo lungo questo è una bella differenza. Ovviamente, quindi passiamo al tema successivo, c'è cioè il costo. Allora, Thai Airways, volo diretto, costa sicuramente sempre di più rispetto al volo con lo scalo. C'è da dire che ultimamente la differenza di prezzo si è molto appiattita, cioè una volta il volo Thai costava anche il 30% in più rispetto al volo di Emirates e di Qatar con lo scalo. Ora Thai stava offrendo, insomma, prima dell'inizio della pandemia, una politica di prezzi più accomodante e quindi pagando 100-150 euro in più si aveva la possibilità di avere il volo diretto. E effettivamente, per quanto riguarda la mia esperienza, quella cifra
è opportuna considerando il risparmio di tempo che si ha e soprattutto la maggior comodità in termini di orari. Vi faccio l'esempio: da Milano per Bangkok si parte alle 2 pomeriggio e si arriva a mezzanotte, ora italiana, il che vuol dire arrivare alle 6 del mattino, orario thailandese. Quindi viaggiare tutta la notte e entrare in Thailandia la mattina vuol dire praticamente riuscire subito a entrare al meglio all'interno del nuovo fuso orario. Invece, per quanto riguarda il volo con lo scalo con Emirates e con Qatar, partendo la sera tardi da Milano, si arriva praticamente alle 7 del pomeriggio in Thailandia, il che vuol dire praticamente tante ore di viaggio, praticamente non dormire perché devi fare lo scalo, tra l'altro uno scalo dove devi passare il controllo del bagaglio umano, i security control, perché loro lo vogliono fare, lo vogliono sempre rifare, e quindi diventa così complessivamente più faticoso. Ovviamente il vantaggio è un piccolo risparmio economico. Per quanto riguarda la mia esperienza, ribadisco, secondo me Thai è sempre la scelta migliore perché comunque è più confortevole, anche se valutiamo semplicemente il volo come comfort complessivo. Il volo della Thai è un pochino di livello inferiore rispetto agli altri due servizi offerti complessivamente dalla compagnia. Quindi, questa è la mia esperienza. Fatemi sapere anche la vostra esperienza per chi ha volato per la Thailandia o anche per l'Asia con queste compagnie, se ne avete utilizzate altre. Se il contenuto vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina per le notifiche. Vi chiedo anche di lasciare un like al video per supportare la crescita del canale. E ci vediamo così, al prossimo video. Ciao!